Ciao, bentornati in un nuovo video. Sono ancora con il mio sfondo molto natalizio, sbrilluccicoso, sono proprio fiera di queste lucine, di questa location. Ho anche molta luce, ditemi se risulta troppa, ma negli ultimi video mi vedevo sempre buia, buia, ci voleva una botta di luce, di illuminazione. Bando alle ciance e acquisti. Acquisti, voi siete già state per saldi? Sono, diciamo, appena iniziati almeno qui in Lombardia ed è un peccato perché avrebbero potuto farmi iniziare secondo me tranquillamente il 2, così avevamo più giorni per andare a sbirciare. Invece tutti qui si sono fiondati, io compresa, ma non sono stata poi così soddisfatta. Quelli che mi soddisfano sempre un po' di più sono i presaldi, infatti vi farò vedere anche qualcosa che ho preso con i presaldi, magari nei negozi dove avete la card, diciamo, tendono a farvi qualche sconto anche prima che ci siano i saldi e il gran casino, perché lì vuol dire solo casino. Ma partiamo con ordine. Vi presento il mio primo acquisto per saldo. Eccoli qui. Sono gli Ugg, li volevo da un bel po', anni, diciamo. E ho preso questa versione qui con i fiocchi dietro. Mi è piaciuto subito il modello, beh, già l'avevo visto, intravisto. Li avrei voluti grigi in realtà, ma non c'erano fatti così. C'erano solamente questo colore o neri dove li ho presi io. Ho dovuto prendere un 38, tenete conto che io di solito porto il 36, ma più che altro 37. E il 38 mi sta giusto, nel senso che c'è talmente tanta lana dentro che il piede è praticamente sommerso dalla lana. Quindi se io avessi preso il 37 che ho provato, il mio piede sarebbe stato per esplodere. Questi sono molto molto caldi, sono molto isolanti per il piede. L'unico problema è che essendo di camoscio si sporcano molto facilmente e già io ho qualche macchietta. Qui è caduta una lenticchia a capodanno, vabbè, cose che capitano. Li ho tenuti praticamente per tutta la mia vacanza in montagna, quindi sono stati con me quasi 24 ore al giorno per tenermi caldi i piedi e funzionano. L'unica cosa, come diceva la mia amica Paola, è che il piede deve essere già caldo quando voi lo inserite all'interno, perché siccome vi tiene la temperatura del piede, se il piede è già gelato non ci sono chance. E quindi sì, promossi. Altro acquisto sempre di calzature, gli Ugg io li avevo presi in presaldo con lo sconto del 30%, già sono costosetti quindi non male. Sono queste scarpine qua, che non so se in camera renderanno molto. È già da un po' che volevo delle scarpine maschili, diciamo stile maschile, ma non mi era ancora capitata l'occasione di prenderle. Io non penso che queste siano in pelle, le ho pagate penso sui 40 euro, qualcosa del genere. Ma mi sono piaciute subito perché non sono lucidissime, e infatti non mi piacciono quelle super super lucide, e poi per tutte le impunture che hanno qui sulla puntina, spero si veda un pochino. Calzano abbastanza comode, io ho preso il 37 che sarebbe proprio il mio numero, e sinceramente sto proprio adorando gli outfit che vedo con vestitino, calza coprente e questo tipo di scarpa, quindi non vedo l'ora di poterle mettere. Vestiti, questo ho fatto giro saldi, ma che delusion. Diciamo che ho preso un paio di cose, ma proprio la delusione ha regnato sovrana in me. Da intimissimi ho preso questa maglia, che vi faccio vedere, finisce così, con le frangette. Ha una manichina nera, abbastanza morbida ma leggerina. L'avevo vista una ragazza che fa i video qua su YouTube e mi era abbastanza piaciucchiata. Ho detto, vabbè, se la trovo in saldo la provo. Effettivamente provandola copre abbastanza i fianchi, quindi non rimane troppo corta. Io le maglie troppo corte non le amo. E quindi l'ho presa scontata al 30, l'ho pagata 34,90. Ha il bordino in pelle, ho pensato che magari la posso anche mettere con i pantaloni in pelle che avevo preso, che non so se vi ho mai fatto vedere, erano di Zara e li ho messi poche volte, è difficile abbinarci per me sopra qualcosa. Questo potrebbe essere un capo che potrei tentare di abbinare, quindi proveremo. Da intimissimi ho preso solo questo. Che altro poi? Acquistone da H&M, cioè proprio, vai da H&M, c'è cioè tutto, magliette, magliettine,
maglioncini, maglioncioni, cosa prendo io? Un paio di pantaloni della tuta, praticamente, eccoli qua. A 10 euro. E sono questi pantaloni qui, si vedrà. Hanno una specie di fantasia, diciamo, tessuto come se fosse una specie di maglione. E li avevo già visti, mi erano molto piaciuti, ma costavano, costicchiavano. Qua hanno cancellato il prezzo, ma secondo me erano sui 30 euro circa. Cioè un po' tanto per dei pantaloni da usare uso casa. Quindi anche se la M mi è molto molto comoda per non dire grande, ho pensato comunque di prenderli. Magari proverò a dargli un lavaggio a alte temperature, qualcosa che li faccia un po' stringere, ma non mi sembra ci sia del cotone dentro. Secondo me non è neanche un'ottima idea quello che ho avuto. Vedremo. Vi farò sapere, ma mi piacevano comunque, quindi per 10 euro ho detto vabbè. Poi non ero in sconto, ma le ho prese comunque calzini neri. Io sono diventata una patita del calzino nero perché ho altrimenti perennemente i calzini spaiati. Invece, avendoli tutti neri, sono almeno sicura di non averli spaiati. Yeah! Mi piacciono molto anche quelli col bordino colorato, ma poi ho pensato che comunque li avrei avuti tutti spaiati, quindi nonsense, prendiamoli tutti neri. Vediamo che sfio se ho qualcosa anche qui. Se non orecchini, anche questi, un altro mio must. Se avete visto il video delle borse, già lo sapete. Questi costavano 5 euro e a 1 euro me li sono portati a casa. Tutti piccoli orecchini che io matematicamente perdo. Quindi, tanto vale farsi la scorta quanto se ne ha l'opportunità. E questi costavano 1 euro, quindi non male. Le forme sono anche carine e vanno subito diretti in borsa perché mi dimentico sempre, almeno averli in borsa è fondamentale. Acquistone, aspettate che mi fiondo. Forse il mio unico, diciamo, acquisto con i saldi veri, spero sia stato abbastanza, diciamo, conveniente, è stato da Cinti. Non so se da voi esiste, credo di sì, credo sia una sottospecie di catena. Qui c'è in un centro commerciale. E scarpe, stivali nello specifico, che io cercavo già da un bel po'. Alla fine sono stata contenta di aver trovato uno stivale che mi piace, che mi sta bene e che è anche in pelle, perché altrimenti con lo stivale scacione mi dura ben poco. Sulle altre scarpe si può fare, ma sullo stivale secondo me vale la pena di investirci qualcosina in più. Io questi li ho pagati, diciamo, poco meno di 100 euro ed erano scontati del 30, quindi non uno sconto esagerato, ma si poteva fare per uno stivale così. Hanno la cernierina fino a qui, ma posso tranquillamente infilarli anche senza. Mi arrivano sotto il ginocchio, poco sotto. Ed è questa pelle, che credo si veda abbastanza in video. Non è la solita pelle lucida, anche qui. È morbida al tatto, ma non è scamosciata. È come se fosse stata trattata, molto molto morbida, ma mantiene anche la forma. Infatti anche se non lo tocco, non si piega su se stesso, diciamo. Sta bello in forma. E cosa che adoro è che abbia la caviglia molto larga. Io ho un bel polpaccio, cioè non enorme ma abbastanza grande. Quindi ci sta bello comodo il polpaccio e la caviglia non è di quelli che si stringono sulla caviglia che secondo me non sono neanche così tanto di moda. Cioè io proprio lo cercavo con una forma bella larga. E mi è piaciuto tantissimo, erano un bel po' di tempo che non mettevo più vestitini neri perché non avevo uno stivale che secondo me si adattava, avevo solo i tronchetti o i biker e questi mi salveranno da qui in avanti con tutti gli outfit sul nero, la mia sezione black dell'armadio. Ho un altro paio di acquistini volanti che avevo fatto dai cinesi, ve li faccio comunque vedere perché alcuni potrebbero interessare. Ho preso questo felpone che ho messo particolarmente in montagna perché tiene un caldo che voi non potete avere un'idea di che caldo tenga, proprio super pailoso, di quelli a orsetto, il pailo orsetto, e qui davanti ha queste chiusure tipo Montgomery, fintissimo, ma vabbè. Mi è piaciuto, mi ha tenuto un sacco di caldo, proprio la mattina appena mi alzavo che avevo brividino di qualcosa, tac, su questo, e il caldo è assicurato in 2 minuti. Quindi l'avevo pagato forse 18 euro, qualcosa così,
L'ho sfruttato, non so quanto lo sfrutterò a casa perché comunque non fa lo stesso freddo che in montagna, però eccolo lì. E poi a 5 euro ho fatto, diciamo, questo affarone, chiamiamolo così, tra di noi. Ed è praticamente la copia, cioè i cinesi sono veramente avanti su queste cose, copiano anche gli stilisti, diciamo, più di nicchia, della famosa borsa di Vanessa Bruno. Io ero stata abbastanza tentata in un duty free di comprare quella vera, ma poi per il costo io non me la sono proprio sentita, ragazzi. Cioè, mi sembrava proprio di buttare via i soldi al vento così. Per sta borsa, che fondamentalmente anche quella originale io l'ho toccata e le ho provate, è di tela, cioè è una borsa in tela con quattro paillettes, cioè non è niente di fantasmagorico né in pelle. Anzi, questa internamente mi sembra anche fatta meglio. Varie taschine, quindi i cinesi stra-approvati e ce l'avevano in sconto a 5 euro. Ci piace. Questi sono i miei acquisti per il momento. Credo di fare qualche altro giro, nel caso vi aggiornerò. Nel frattempo, io vi saluto e vi mando un bacione. Alla prossima, ciao!